adriatica intendiamo la composizione tra due fenomeni urbani. Da un lato, una formazione urbana moderna, sviluppatasi sul litorale adriatico, lungo gli assi ferroviari e di grande viabilità. La sua evoluzione è legata allo sviluppo dei trasporti e del turismo di massa, alle trasformazioni dell'economia post-industriale, alle tecnologie abitative, alle dinamiche migratorie e di mobilità umana. Per contrasto, la città storica dell'Adriatico è rappresentata dalla miriade di città isole collinari o marittime, sede dei palazzi storici, delle piazze e delle vie commerciali antiche, delle chiese e dei beni culturali. Il segmento di città adriatica, indagato dal Laboratorio di Sociologia Visuale dell'Università degli Studi di Teramo, è il contesto di Giulianova. Quindi questa sorta di città ancipite che è Giulianova, come lo sono gli altri centri della costa teramana, tuttavia è sì ancipite, ma in stretta correlazione col litorale, e questo è molto importante. Dal lavoro fotografico svolto nel laboratorio emergono differenze significative circa i cambiamenti intervenuti nel paese e lungo la costa. Il porto di Giulianova è diventato come il porto turistico. Giulianova paese però non ha migliorato tanto, questa è la verità. Giù sì, diciamo da 40 anni a sta parte Giulianova si è trasformata. La costa, per lasciar spazio alla città che su di essa è cresciuta vertiginosamente, ha invece per molti aspetti visto mutare o cancellare le tracce del proprio recente passato. Il lido di Giulianova, quella che prima dell'unità veniva considerata una protrazione malarica e paludosa, incomincia a infittirsi di abitazioni e si espande straordinariamente, soprattutto agli inizi degli anni 30 del Novecento. Queste due realtà urbane si legano in maniera peculiare e disomogenea, veicolando tensioni e attrazioni reciproche. La parte di Giulianova Alta è molto più collegata, anche sotto il profilo delle tradizioni religiose, al retroterra agricolo, mentre la parte valligiana è tutta protesa ovviamente sul mare, quindi interessata da una didace sistema di comunicazione e quindi ha altre tradizioni addirittura. La ferrovia più della strada contribuì potentemente alla radicale mutazione delle gerarchie territoriali. Quando hanno aperto la linea ferroviaria, che quindi Giulianova si è aperta al turismo, e hanno fatto la littorina per Teramo e poi la stazione a Giulianova, ecco perché Giulianova poi ha iniziato a muoversi un po', è iniziato a diventare una cittadina un po' più turistica, no? Perché ovviamente i trasporti ti portano gente. Fu una cordata di imprenditori. Sì, fu una cordata di imprenditori e in seguito, nei primi anni del Novecento, fu interamente rilevata dal nostro bisnonno. Sì. Quello era un periodo, la seconda metà dell'Ottocento, era un periodo in cui si suggeriva la balneazione. La prima stagione l'ho fatta qui nel 1988. La capacità ricettiva della località di Giulianova era notevolmente inferiore a quella che è oggi. C'erano pochi alberghi, l'offerta turistica era solamente stagionale, quindi gli alberghi aprivano a maggio e chiudevano a settembre. Poi col passare del tempo sono aumentati gli alberghi, alcune strutture già esistenti hanno ampliato la capacità ricettiva e poi si sono create tutta una serie di strutture paralberghiere nell'entroterra. Che cosa sta succedendo adesso? La stagionalità si è allungata perché molti alberghi hanno preferito continuare l'apertura anche durante l'inverno, quindi da alberghi stagionali sono diventati alberghi annuali e di conseguenza hanno dovuto rivolgersi ad una
domanda diversificata, quindi non più solo famiglie che venivano a Giulianova per fare la vacanza al mare, ma anche altri segmenti. Però non è un turismo innovativo, ecco. Mancano iniziative culturali, diciamo, ecco, che possano in qualche modo attirare oltre quelle che sono, come dire, i luoghi comuni che spesso attirano i turisti nella località, il buon mare, una buona spiaggia, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, manca un po' il contorno. Bisogna prima di tutto promuovere la meta, la destinazione, quindi promuovere l'Abruzzo. E da lì passare ad una promozione delle sottoaree abruzzesi e quindi delle località turistiche. Non quindi contrapposizione tra aree interne e aree costiere, ma sinergia. La ricomposizione tra le due anime della città adriatica è la sfida attraverso la quale riproporre e rilanciare uno sviluppo sostenibile del turismo e del territorio.